tutti a Food Exp. Volevo sapere subito quanti fanno sommelier o barman per alzata di mano, o lo vogliono fare da grandi? Ok. Da grande. Benissimo. Iniziamo questa kermesse che durerà alcuni giorni proprio con qualcosa di davvero eccezionale. Prima di spoilerarvi tutto e di presentarvi la nostra ospite, mi presento. Io sono Nerina Di Nunzio, insegno a Tor Vergata in un master che si chiama Nutrizione Sostenibile e mi occupo di comunicazione biomedica e di tante altre cose correlate alla comunicazione, quindi mi interessa divulgare quello che c'è di buono e di bello. E qui oggi sono molto fortunata perché direttamente da Copenaghen, tu non sai una cosa che io non ti ho svelato prima che abbiamo in comune, vi presento Giulia Caffiero. Un applauso, così ci scaldiamo. Come potete leggere, no, non lo potete più leggere, sommelier e floor manager di Geranium Copenaghen. Stiamo parlando, signore e signori, del miglior ristorante del mondo, nella 50 best, primo in classifica, ha avuto una bellissima escalation negli anni e quindi fino a giugno resterà tale, quindi ci godiamo gli ultimi mesi di primato. Di sfruttare il titolo. Abbiamo Giulia, che lei non sa, noi abbiamo in comune una persona che si chiama Giuseppe Carrus, che è stato la persona con la quale Giulia ha lavorato proprio all'inizio della sua carriera, quindi stiamo parlando di quasi 10 anni fa, nel 2012. Tu hai una carriera divertente perché sei laureata in archeologia. Sì, non ho finito in realtà. Quasi. Non sono laureata. Mancano 3 esami. Manca poco. E hai fatto il liceo classico, sì, come me, che è l'unica, sì, scuola che va fatta. Quanti hanno fatto il liceo classico? Vediamo. Dom, tu non hai fatto il liceo classico? Ah. Poi invece è venuta questa passione. Perché ho nominato Giuseppe Carrus? Perché Giuseppe Carrus viene dal Gambero Rosso. Il Gambero Rosso è una casa editrice multimediale che tutti voi conoscerete. Io per 7 anni sono stata direttore marketing e comunicazione e del master in giornalismo, e lui frequentò un master con me. Quindi tu hai fatto, abbiamo questa cosa in comune che è Giuseppe, che è la Sardegna. Perché tu, esatto, sei... Io sono sarda, sono di Cagliari. Sei nata nel 92, quindi hai 31, sì, anni, sì. E hai scelto poi di fare questo lavoro. Diciamolo troppo, questa cosa. Stai zitto, che potrei essere tua madre. Quindi con Giuseppe cosa facevi esattamente nel suo ristorante? Ti occupavi di tutto? No, premetto che ho iniziato con lui. Okay. E che il primo piatto che io presi in mano mi cadde. Hai iniziato così? Cioè, ho iniziato benissimo, no? Quindi si comincia sbagliando e serve. Bravissima. Poi a migliorare. Bravissimo, ho lavorato con lui 3 anni, io non sapevo nemmeno la differenza tra vino bianco e vino rosso, proprio non bevevo neanche, per cui mi ha insegnato tutto. Invece Giuseppe Carrus ha lavorato con la guida del Gambero Rosso Vini d'Italia per tantissimi anni, era uno dei collaboratori più stretti anche di Marco Sabellico, di tutti coloro che l'hanno realizzata, e poi ha deciso per la sua vita di tornare a casa e di aprire questa meravigliosa attività e di proseguire. Adesso lui ha un bel programma televisivo su Gambero Rosso Channel, la prossima devi essere tu. A lei piace tanto parlare in pubblico. Allora, raccontiamo dopo. Giuseppe, tu sei andata a lavorare, no, prima di... hai fatto 2 passaggi. Sì, sono stata 3 anni. Aimo e Nadia. Sì, 3 anni con Marco Ambrosino e 3 anni con Aimo e Nadia. Dopodiché Danimarca, e quindi sono da 4 anni in Danimarca con Geranium. Esatto, e tu diciamo hai fatto quindi tutti i tipi di ristorazione, perché, esatto, quella di Giuseppe era un po' più casual, invece, sì, Aimo e Nadia una bella ristorazione classica, classica in, sì, qualche modo ben strutturata. E poi diremo quello che tu mi hai detto ieri, no, del perché voi state lavorando a questa proposta, perché oggi parleremo di juice pairing, che è una attività non nuova, non recente, se ne parla da diversi anni, sì, 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 ma che adesso ha preso un piede particolare. Tu hai fatto delle scelte, cioè perché voi al Geranium lavorate con l'abbinamento con i succhi? È molto semplice, in realtà non concepisco il fatto che una persona che non beve vino non debba avere un'alternativa. Perché una persona che non beve dovrebbe bere soltanto acqua e non avere un'esperienza completa? Di conseguenza abbiamo deciso di mettere impegno nel regalare anche a loro un'esperienza importante. Alla fine, in ristoranti come il Geranium, così come tanti altri ristoranti della 50 Best, vai una volta, non torni tutte le settimane.
Di conseguenza dobbiamo rendere l'esperienza memorabile. E che cosa è successo? Vedete la prospettiva? La prospettiva è di offrire a chi non beve vino un'occasione diversa dall'acqua, e è accaduto che persone che bevevano vino adesso scelgono il juice pairing, cioè è un'attrazione fatale del benessere, perché gli stili di vita sono molto cambiati post pandemia. Sì. E c'è chi adesso una volta beveva più vino che preferisce ogni tanto interrompere e bere succhi. Ma è anche curiosità, credo. Stai provando qualcosa di nuovo. Non stai bevendo una bottiglia che puoi trovare in tanti posti, ma stai bevendo qualcosa di unico. Alla fine il juice pairing è un lavoro di mixology, di frutta, verdura, erbe. Di conseguenza diciamo che la tua mano fa la differenza. Quindi anche se usi gli stessi ingredienti non avrai mai un succo, il taste del succo sarà sempre diverso. Ovviamente rispettando la materia prima fresca, io che so quello che sto creando avrò sempre lo stesso prodotto, ma una persona che lo fa per la prima volta dovrà trovare l'equilibrio giusto tra la materia prima che una volta è acida e magari la settimana dopo la mele più dolce. Quindi è un lavoro molto difficile sotto allora, questo punto di vista. A causa tua sono andata a fare una ricerca sugli abbinamenti, cioè cominciano ad essere descritte delle regole di abbinamento per l'acidità o la grassezza dei piatti, o piuttosto i piatti dolci, no? I piatti dolci richiamerebbero un succo dolce, più o meno lo stesso concetto del vino. Invece sull'acidità bisogna molto lavorare sul frutto di riferimento, un conto è una mela, un conto è una pesca, ora lei ci certo. dirà bene di cosa parliamo. Quindi immaginatevi la perizia e la serietà di questo lavoro, che significa riconoscere la frutta, la verdura, il livello zuccherino, la maturità. Devono poi essere raccolte, alcune cose sono proprio erbe spontanee, quindi sì. che vengono raccolte con il foraging, altra è una scelta, no? Di prendere o meno quel frutto nel momento in cui la natura te lo offre. E tra l'altro, per completezza, sempre a causa sua ho fatto un lungo studio, esiste tutta una serie di abbinamenti con i tè. Okay, i tè di tutto il mondo, quindi tè giapponesi, tè cinesi, tè indiani, che prevedono anche momenti diversi nell'abbinamento certo. con il piatto, cioè tu puoi bere prima del piatto il tè o dopo il piatto per avere diverse tipologie di accostamento di sapori. In più non è il primo sorso, ma è il retrogusto che fa match con il piatto, quindi non è uno scherzo questo lavoro. No, assolutamente. Il lavoro comincia in farm, non comincia nel ristorante. Quindi quello che diciamo mi attira più di tutto è avere a che fare con chi ha la materia prima. Quindi l'agricoltore, andare a fare foraging con la mia forager, che ha una conoscenza botanica superiore alla mia, molto spesso mi blocca anche con quello è velenoso, quello no, perché ovviamente noi viaggiamo sempre di fantasia, però poi alla fine è il risultato che conta, quindi è molto importante collaborare con persone che sanno. Io ho cominciato 2 anni fa a studiare botanica, di conseguenza lei ha l'esperienza vera. Così come appunto andare a raccogliere, non so, le mele cotogne, andare a raccogliere i pomodori, cioè è un lavoro che comincia in realtà fuori dal ristorante, per poi evolversi. Tra l'altro c'è quel famosissimo film in cui lui sbaglia le erbe che spontanee che raccoglie e ci lascia, diciamo, le penne, quindi bisogna essere molto attenti a fare raccolte, quindi non lo fate a casa, no fai da te. Al di là della battuta è vero che ci sono degli oli essenziali contenuti in queste piante, quindi delle espressioni molto convincenti, e bisogna stare attenti all'abbinamento che verrà poi proposto con... Quindi la domanda che ti faccio è: come lavori insieme allo chef? In realtà il mio è un lavoro di... io sto dietro di lui. Lui inventa il piatto e io penso al pairing. Non è una vera e propria... è una collaborazione, ma parte sempre da lui. Quindi io devo seguire un po' il suo andamento. Poi, ovviamente, quando si ha a che fare con chef, con una fantasia così spiccata, importante, è anche difficile stargli dietro. Però molto spesso mi ritrovo in difficoltà, perché fa dei piatti che sono veramente difficili all'abbinamento, e allora non puoi magari giocare per concordanza, ma devi giocare per
devi avere qualcosa di opposto, quindi qualcosa che semplicemente ti sgrassi la bocca, qualcosa che pulisca. A volte, molto spesso, sono un ingrediente è lo stesso, sia nel piatto che nel succo, per trovare una linea. Dipende anche dalla stagionalità, come dicevamo prima. Molto spesso magari vorrei fare una cosa, ma non ho la verdura non è di stagione, di conseguenza non posso farla. Quindi devo adattarmi alla natura. E come funziona per la digeribilità? Cioè, aiuta la digestione? Come funziona il match nell'organismo? Cerco sempre di non avere, innanzitutto non faccio fermentati, sono veri e propri succhi di frutta, non lavoro con fermentazioni. Quasi tutte le bacche che uso sono cotte, okay. La frutta fresca come le mele e le pere sono estratte, mentre con le erbe molto spesso uso il Thermomix, quindi di conseguenza lavoro con l'erba in questione, il ghiaccio, il limone, lo zucchero. Ovviamente il succo di frutta non è un cocktail che vai a prendere al bar. Il succo di frutta è un qualcosa che deve avere consistenza, deve andare a completare il piatto. Quindi non devo avere la stessa acquosità che ha un cocktail. Devo avere qualcosa di masticabile. Il succo di frutta deve essere buono a prescindere da quello che stai mangiando. Deve completarlo, ma deve avere un per sé. Nel senso, non posso darti un qualcosa che assaggi da solo e dici sì, buono, ma manca qualcosa. No, deve essere completo. Non deve mai mancargli la persistenza o la consistenza in bocca. Quindi questo è molto anche importante. Croccantezza, no? A volte abbiamo. A volte. Mi è fatto venire in mente come nel cibo, come diceva Levi Strauss, dal crudo al cotto esistono tante tipologie di cottura che permettono all'ingrediente di esprimersi. Così in questo caso la frutta e la verdura ha del trattamento che differisce rispetto al risultato. Lei ha già parlato in due frasi di centrifuga, di estrazione, di succo, quindi sono veramente metodologie molto diverse l'une dall'altro che danno risultati completamente diversi, no? Poi c'è da dire che io sono una donna di sala e questo è un lavoro che non avrebbe mai avuto piede senza l'aiuto di un cuoco. Nel senso, è normale che io mi affido tanto alle loro metodologie, devo avere il loro aiuto. Molto spesso mi ritrovo magari ad avere un colore che non, ovviamente non uso coloranti, quindi un'erba potrebbe diventare marrone se non si tratta bene. Deve avere anche un good looking, non posso darti una cosa marrone e buona, così come non posso darti una cosa buona ma puzzolente. Devo avere un equilibrio anche in questo, quindi mi devo per forza affidare ai cuochi molto spesso, che hanno molta più conoscenza di me a riguardo. Quindi chiedo consigli su come agire, su come trattare meglio la materia prima, su come avere un'estrazione migliore. Quindi è anche un lavoro di collaborazione, nessuno di noi nasce con il sapere. Quindi bisogna fare tante prove, no? Mi raccontavi che fate tantissime prove, vi mettete anche in sala ad assaggiarlo, anche Mattia che è qui con noi si mette a fare questo con te e ottenete poi dei risultati che sono... Ma tu dai nomi a questi cocktail? No. Ancora no. C'è soltanto uno che ha un nome, non l'ho scelto io, l'hanno scelto i miei colleghi per prendermi un po' in giro, perché è a base di... I limoni in Danimarca ci sono soltanto in un certo periodo e non sono saporitissimi ovviamente perché il sole non è com'è, però io mi sono puntata che voglio usare i limoni, quindi ho fatto una limonata, però l'ho fatta dalle foglie, dalle bucce e dal succo, quindi è molto concentrata. Dopodiché l'estate scorsa abbiamo raccolto delle foglie di fico che abbiamo disidratato e quindi siamo riusciti a farne una polvere e usarla tutto l'anno e quindi tutto l'inverno abbiamo servito appunto questa limonata, non tutto l'inverno, scusatemi, da due mesi, abbiamo servito questa limonata con foglie di fico, ho fatto uno sciroppo e una spuma, quindi per prendermi in giro i miei colleghi la chiamano Sardinian Sunshine. Ed è pure Sardinian Sunshine, bellissimo. Dopo ce lo fai assaggiare. Allora, avevamo una presentazione, vero? C'è la nostra presentazione, così la scorriamo velocemente mentre lei prepara i cocktail e ci racconta cosa prepara. Sì. Grazie. Ok, così vedete anche un po' il geranium e questa è la sala. Questi sono tutti loro. Tu adesso cosa ci stai preparando? Vieni Mattia, vieni con noi. Mattia mi deve benvenuto.
Lui è il mio capo, ma in realtà nella vita normale è il mio assistente. Dovete sapere che loro due ormai sono al comando di questo ristorante, questa cosa sarà anche resa pubblica nei prossimi mesi. E qui c'è tutto il gruppo. Qui siamo tutti insieme. Ah, già siamo alle conclusioni, allora me le tengo per dopo. Introduzione, No. È l'elenco questo. Ci sono foto del questo è l'ingresso di Geranium. Una cosa che tengo a sottolineare è che il juice pairing non è una mia invenzione. Il juice pairing è un qualcosa che in Scandinavia esiste da tantissimi anni, ormai sta arrivando anche in Italia. Quindi è un abbinamento analcolico che nessuno si è inventato, cioè non me lo sono inventata io, semplicemente l'ho portato, in questo caso al Geranium, a un'evoluzione, nel senso che mentre prima magari si lavorava con il succo di pera o il succo di mela, ora appunto in ogni succo ci sono un minimo di 3 ingredienti. Quindi una vera e propria miscelazione. Esatto. Senti, questa foto? Il Geranium è all'interno dello stadio. Quindi questa è la cantina. Tu non hai la succoteca? Non ho la succoteca, non ce l'ho. Anzi, molto spesso quando sto producendo, contate che ormai al Geranium abbiamo 36 coperti per pranzo e 36 per cena, e ormai il juice pairing appunto è diventato abbastanza popolare, e io produco all'incirca un 120 litri a settimana. Quindi ho bisogno di spazio. Molto spesso vengo cacciata anche da quello spazio, se Erasmus deve fare le prove del nuovo piatto, quindi diventa complicato. Questi sono alcuni piatti. Questi sono alcuni piatti del Geranium. E hai abbinato qualcosa qui? Sì. Già? Sì, sì, ok, sì, per esempio, dimmene uno. Questo è un piatto a base di barbabietola rossa, ciliegie e rafano. E io faccio un succo di rapa gialla con pere. E in infusione per una notte lascio dei topinambur arrostiti, quindi per dargli la parte bella croccante. Tutta notte, quindi tutta notte. La notte, sì, bellissimo. Tutta la notte. Quindi hai fatto un giallo rosso. Poi qui che cosa abbiamo? Qua c'è il king crab, quindi il granchio reale in abbinamento. In questo caso il granchio reale è molto saporito, quindi ci serviva qualcosa che pulisse la bocca. E di conseguenza abbiamo fatto un succo a base di mela verde, che è bello acido, insieme al finocchio, che quindi gli dà la parte un po' più balsamica. E dopodiché shakeriamo con un olio di aneto e sopra finiamo con una polvere di aneto, tipicamente appunto erba tipicamente scandinava. L'aneto? Sì. Ah, che belli. Poi questo è il piatto... il primo a sinistra è il piatto in abbinamento al succo che state bevendo, che è a base di mele. Ci sono 10 tipologie di mele diverse, gialle e rosse, quindi le abbiamo equilibrate per acidità e zucchero. In tutti i succhi salati non c'è aggiunta di zucchero, quindi tutto il dolce che sentite deriva dalla frutta. Dopodiché con l'estrattore prendiamo il succo dal sedano rapa, facciamo bollire il succo e lo chiarifichiamo. Mixiamo tutto insieme e dopodiché bruciamo il fieno. Il fieno viene fatto bollire con acqua. Una volta che arriva a ebollizione facciamo una riduzione di quest'acqua. Quindi da 9 litri passo a 3 litri e ha un sapore quasi di liquirizia. Ha un sapore molto intenso. Vado avanti? Vai. Questo è il nostro pane. Qui, questo è un piatto, la lobster, come si dice lobster in italiano? La ragosta, astice ragosta. Astice. Parlo in italiano con lui soltanto quando lo devo sgridare. Sardese. Se no parliamo in inglese. Il sardese questo. Questi sono i dolci, questo è un dolce a base di rabarbaro e ci sarà anche il succo che ho in abbinamento a quel dolce. Se scendo col microfono per sentire com'era il cocktail, suono qui, fischio? No, non dovrei fischiare. Ok, vado a sentire qualcuno che ha bevuto il cocktail, che cosa mi dice? Qualcuno che ha voglia di parlare. Lo avete tutti? Lo avete lì in fondo? No? Facciamo un pochettino per loro. Qualcuno che vuole dire qualcosa? Ce n'è ancora? Com'era? Ottimo, ottimo. Molto interessante anche il discorso del... abbinamenti, juice pairing, molto interessante. Questo è il primo succo molto buono. Qualcun altro?
Una ragazza, voi non l'avete bevuto, eh? L'avete solo portato. No? Nessuno vuole dirmi niente. Pipero, l'hai assaggiato? Eccolo. Ti pare, certo. Allora, no, ha detto una cosa tutto interessante, soprattutto quando dice che comunque, chiamiamola bevanda, deve avere la sua identità, no? Deve andare oltre l'abbinamento. Infatti, quando bevi, è già un piatto in sé per sé. Oserei dire proprio allo chef di abbinare i piatti per i prodotti suoi, perché questo è un piatto praticamente, è liquido ma è un piatto. La cosa... più lavorazione della cucina del tuo capo, diciamo. Ma mi stai lusingando un po' troppo, non so se sia veramente però, così. Però scusa, nel senso... dici che ci sono tante mele, c'è la lavorazione. Assolutamente, assolutamente. La riduzione del fieno, cioè c'è un lavoro dietro, non c'è è... C'è un lavoro molto lungo dietro. Il punto è... L'hai assaggiato? No, no. Il punto è che su cui voglio veramente battere, voglio veramente che venga rispettato ciò che abbiamo. Nel senso, appunto, perché lo fa lo chef usa la materia prima che ha a disposizione, allora lo dobbiamo fare anche noi. Cioè, io non mi metto a usare ananas, per esempio, in Danimarca, perché non c'è. Così come non uso il pomodoro. Il pomodoro lo posso usare in Italia, ma non in Danimarca. Quindi veramente bisogna collaborare con loro sotto questo punto di vista. Bisogna veramente rispettare il territorio. E soprattutto, se fai il juice pairing, non devi usare niente di pronto. Non posso comprare un succo già esistente e mixarlo con quello che faccio io, perché non ha senso. A quel punto compro tutto pronto. Quindi, cioè, veramente deve essere... È come, non so, è come uno chef che compra il cioccolato pronto e mette dentro la ganache, uguale, però lo sta comprando. È la si dice l'abser in italiano? Applausi, va bene, sì, un applauso ci sta a tutti e due. Dai, su, un applauso, scaldatevi, state lì così. Ho letto che le ultime statistiche sul bere in generale, dicono che la generazione Z, quindi dai 18 ai 22 anni, sceglie di non bere alcol e si muove piuttosto verso magari bibite gassate o gli energy drink. Sì. Quindi forse questa è un'opportunità per entrare con qualcosa di naturale, di pensato, in un momento storico che è opportuno, no? Può darsi. Ripeto, noi ovviamente... Io non ho tantissimi giovani al ristorante. Perché economicamente comunque, forse... I giovani che vengono sono con i genitori. Certo. Quindi a prescindere prendono il juice pairing perché il padre non gli fa bere il vino. Però può darsi che sia così, può darsi che bisogna... Ma anche banalmente parlando, una donna incinta può berli tranquillamente perché non c'è nulla di pericoloso per lei. Così come a pranzo una persona magari non vuole bere. Molto inclusivo, no? È molto inclusiva come proposta. Assolutamente. Senti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il benessere è il riassunto di queste tre attività, quindi mangiare sano, muoversi e meditare. Pensa, questa è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io credo che questo lavoro che tu fai sia abbastanza meditativo, no? Ti fa stare lì concentrata, un'attenzione focalizzata. Può essere una sorta di meditazione informale? Sto tanto tempo da sola, soprattutto quando devo pensare alle nuove ricette. Mi chiedono sempre come si è arrivata a questa ricetta. In realtà non ho una risposta. Nel senso che mi sveglio la mattina, a volte ho la lampadina come i fumetti, devo provare questo. Quindi non ho... magari sono delle reminiscenze, non lo so. Non so come arrivo veramente al... Poi per molti succhi impiego un mese perché è una ricetta e per altri invece ho bisogno di 2 giorni. È molto importante, no, che la creatività abbia uno spazio di solitudine, anche un luogo dove tu possa pensare, provare, e sicuramente è un suggerimento per chi vuole fare questo. Allora, Mattia cosa sta facendo? Questo è l'ultimo succo di frutta salato, mettiamola così, che
vuole ricreare un po' l'effetto, ovviamente prendete con le pinze quello che sto dicendo, del vino rosso, a partire dal colore, quindi a base di more, come si dice l'ingomberri in italiano? Mirtilli, te li dico. È la famiglia dei mirtilli, ma non è esattamente cos'è, un mirtillo. Lingonberry. Lingonberry, non lo so. È una bacca rossa che è tanto, tanto amara. Uh-huh. E delle ciliegie disidratate. Anche queste estive che disidratiamo e teniamo tutto l'anno. Cuociamo tutto insieme. Dopodiché raccolgo il pino. Lo faccio essiccare per una notte in forno a 40 gradi, e il giorno dopo ne creo una polvere che è molto intensa, e la polvere viene lasciata nel succo in infusione per appunto una notte, quindi ha una bella nota balsamica. Ok, molto bella questa idea di fare l'eco al vino, no? L'idea è come se tu avessi in mano un bicchiere di vino perché il colore ti suggerirà quello, invece in realtà c'è un concentrato di frutta. Esatto. Ed è un po' come la carne sintetica o le altre proposte di carne vegetale, che cosa fanno? Non fanno un prodotto nuovo che possa essere rimemorizzato dal nostro cervello, ma fanno un prodotto simile a qualcosa che noi già conosciamo. Mi piace che invece l'evoluzione del lavoro di Giulia poi in bocca sia sorprendente, perché all'assaggio che avete fatto sicuramente non avete assaggiato qualcosa di consueto, si sarà risvegliata la papilla, no? Un'allegria delle papille gustative, quindi molto bello questo lavoro. È interessante anche la consistenza in bocca, nel senso che comunque cuocendo le berries con le bucce riusciamo ad avere anche una certa tannicità in bocca. Mm-hmm. Quindi è molto interessante anche questo lato. Anche astringenza, immagino. Esatto. Sarà. Ma tu, non ci sono scarti da quello che dici di questa situazione? Gli scarti in realtà ci sono. Le bucce, ma no? Cosa facciamo? Facciamo le marmellate che poi andiamo a mangiare a colazione. Immaginavo facessi quindi le barrette, sai, le barrette con la frutta, potresti pensarlo. Le bucce, per esempio, dei seleria, dei sedano rapa, vengono usati per fare i brodi in cucina. Quindi in realtà lo scarto è veramente minimo, non è... C'è qualche domanda per Giulia prima di assaggiare questo prossimo mix, juice mix? Prego, ti faccio io ad alta voce, poi ripeto. Semplicemente perché usare il calice e non un'altra forma di bicchiere? Io ho tutti i succhi in diversi bicchieri, quindi ogni bicchiere è abbinato anche al calice e anche ovviamente al ristorante ho il mio ghiaccio. O l'ice man che fa il ghiaccio per noi. Vedi, qua è proprio l'idea di fare l'eco al vino, di fare un po' di smorfia al vino. Quindi il calice è scelto di proposito, suppongo. Sì, sì, e poi sì. Lei ha una serie di bicchieri che sceglie. Questa è una buona domanda e si aggancia, mi dai un gancio molto importante, perché io ti ho portato un regalo, che sono queste cannucce che vedete qui davanti, che sono cannucce fatte di vetro di Murano, da artigiani di Murano che hanno realizzato questo prodotto a mano, poi in una tiratura bassissima, adesso piano piano si stanno organizzando per farne di più. Quindi se qualcuno vuole provare a bere con la cannuccia di Murano, ve la faccio provare, gliel'ho portata e gliel'ho regalate per farle arrivare a Copenaghen, perché è vero che in un bicchiere diverso si fa un'esperienza diversa. Se io vi dessi una cannuccia di plastica o di bambù o di metallo, voi avreste una certa sensazione, attraverso il vetro di Murano che è cristallino, trasparente, ancora un'altra. Anzi, la faccio provare a Pipero con la cannuccia. Ne faccio guardare. Di che colore la vuoi? Rossa, verde, rosa non c'è. Allora te la porto rossa, che ti sta bene, vengo personalmente. Allora, intanto nella nostra presentazione si vedono le tue preparazioni, Giulia, sì. con i biberon pronti. Questi in realtà sono e degli oli. Questi sono degli oli, mentre le etichette che vedete a sinistra è un juice pairing creato apposta per un menù vegano, perché lo chef che è venuto, questo è mio, lo chef ha creato un pop-up vegano e di conseguenza abbiamo fatto dei diversi succhi in abbinamento. Certo. Ovviamente tutti i succhi che serviamo sono vegani, non c'è nessun elemento, e cerco anche di non usare nessuna nuts, perché abbiamo tantissime allergie, esatto, quindi anche quello allora è un ingrediente che cerchiamo di non usare. È molto importante quello che sta dicendo Giulia a proposito delle intolleranze alimentari, perché negli ultimi 5 anni sono state rilevate
tantissime intolleranze. Le più comuni sono il glutine e il lattosio, ma ce ne sono di ogni genere, ed esistono dei sistemi per verificare questo, tra cui proprio il test del DNA, che ti dà la tua identità di vita e ti racconta se hai questa propensione alle intolleranze. Si prevede nel futuro una cucina personalizzata, una cucina predittiva in cui io telefono, avviso lo chef di quelle che sono le mie intolleranze e nel menù io posso sedere con persone che non ne hanno e cenare tutti allo stesso tavolo, ognuno con le sue esigenze. Quindi vedete, l'alta ristorazione è sempre più complicata ed è sempre più performante, bisogna essere pronti ad accogliere diverse tipologie di clienti. In tutto questo io non ho tenuto tempo, tu che sei anche l'uomo del tempo, sai quanto dobbiamo chiudere forse noi? No, no. Ancora no, allora andiamo avanti. Vado avanti con le slide, quindi questo, ecco, questo è Sardinian Sunshine. Beh, questo Sardinian Sunshine è perfetto, ci metteremo la cannuccia di Murano Straws gialla, quindi la cannuccia gialla sarà tono su tono. Mentre a destra avete il primo succo di frutta a base di mela. Oh, scusa, era questo? Mela, aneto e finocchio. Qui hai fatto un mix, no? Hai fatto la mela incoraggiando il Trentino e poi hai messo l'aneto danese. Ma in realtà danese. La mela è il frutto più importante e anche del mondo, anche del mondo penso, no? Più diffusa, anche tipologie diverse. Ecco, qua sto affumicando il succo che state appunto bevendo. Questo verde cos'è? Quello verde è sempre la mela. La mela. Eccole. Qui siamo in farm, questa è una farm a un'oretta da Copenaghen. Era settembre, quindi sono andata a raccogliere un po' di fiori per fare delle prove. Non si sente più? Ok. Sì. Assaggiamo. Ah, certo. Andiamo avanti. Che buono. Ero persa perché è veramente gustoso e come hai detto tu è veramente, ha una struttura, sembra qualcosa da mangiare. A sinistra invece c'è un succo di carote. Carote viola, bianche e arancioni hanno tutte e tre dei sapori molto diversi, quindi bisogna bilanciare l'acidità, la dolcezza e la parte amara. Dopodiché lasciamo in infusione con dei luppoli e poi abbiamo fatto un olio di salvia per dargli la parte erbacea. Secondo me, Giulia, dovresti pensare a questa cosa dei nomi, perché diventa un bellissimo archivio di tutte le tue idee, perché poi le tue idee cambiano con le stagioni, quindi magari l'anno prossimo non fare più lo stesso. Ho il mio ricettario. Ho il mio ricettario. questo a destra è un succo nuovissimo, l'abbiamo messo in carta da 2 settimane, è a base di fragole verdi, quindi acerbe, che sono acidissime e sono anche un po' tanniche, e le andiamo a mix, le cuocio insieme all'uva spina, che anche quella è molto acida. Abbiamo un piatto nuovo a base d'ostrica che viene abbinata con lo champagne, che è fortissimo e ha un formaggio affumicato sopra, quindi mi serviva un qualcosa di acido. Dopodiché abbiamo preso la cetosella, l'ho lavorata col Thermomix, il limone, il ghiaccio, l'acqua, e appunto è verde per questo motivo. Quindi è un succo con una grandissima acidità. Questo è Staff Food, dovete sapere che mangiamo tutti insieme alle 4 e non esiste un pranzo senza succo di frutta. Quindi io devo fare il succo di frutta anche per lo staff per il pranzo. Quindi. Che sarà sicuramente anche un momento per vitamine, sali minerali. Sì, convivialità. Tu pensi proprio convivialità, di... sì. Come sapete, certo. Come sapete il ristorante è pescetariano, diciamo, non si mangia carne, quindi è più rivolto al vegetariano, si comprende ovviamente il pesce e i crostacei, e lo chef invece è vegano e ha la sua una scelta di vita molto stacanovista, molto integralista, sport, cibo sano e sì. Anche il ritmo del lavoro, loro lavorano tantissimo, fanno tutto quello che fa un ristorante, il miglior ristorante del mondo con 3 stelle Michelin, ma si cerca di mantenere uno spazio privato, della vita privata che è fondamentale per l'equilibrio interiore, quindi lavorare in maniera umana, spiritualmente consona. Giusto. Un po' come da Pipero, d'altronde. Hai assaggiato il drink con la cannuccia di Murano? Volevo sapere com'è? È bellissima. Esatto. Molti succhi sono finiti a tavola, quindi c'è anche un po' di show a tavola.
Vedi Ale, come Ale ha detto una cosa bellissima, sarebbe proprio il caso di fare il servizio in sala, perché è così bello, così scenico, che chi è l'ospite può godere di questa vostra manualità e leggerezza. Lei però dire, siete proprio bravi, eh? No, lei lo fa in parte, glielo vorrei fare tutto, no? Tra l'altro questo qui quando lo vedi preparare sembra quasi vino rosso, no? Il fumo richiama la barrica, la tostatura, e poi metti questo liquido rosso, sembra di bere. Io ci provo ogni tanto a andare a casa prima, a cercare di far scattare l'allarme, ma non funziona. Non ci riesco. È interessante, poi ovviamente è veramente buonissimo. È fatto nel posto giusto, con la cucina giusta, magari in Italia prende ancora lentamente piede perché... Ma in realtà ho collaborato con alcuni ristoranti in Italia e abbiamo fatto il juice pairing adatto alla loro cucina. Materia prima italiana, completamente diversa da quella che abbiamo noi. Per esempio ci sono due posti, Ale, molto belli. Uno è Opera, che è a Torino, che fanno dei bellissimi pairing. Un altro è Radici, anche loro hanno dei juice pairing interessanti. E per completezza, visto che oggi stiamo parlando di no alcohol, esistono anche vini dealcolati, quindi vini senza alcol, e birre senza alcol. Perciò la prospettiva dell'offerta in un ristorante può andare dal succo, la centrifuga, la mixology come in questo caso, il tè, il vino senza alcol, la birra senza alcol. Il tè è un lavoro, è un mondo a parte. Ora con Mattia, adesso comincerò a fare un corso sui tè. Io adoro i tè. Non credo che abbiano una completezza in bocca adatta al cibo. Nel senso che è molto culturale il tè. E probabilmente per noi europei è anche un po' difficile da abbinare al cibo. Diciamo, quindi il bello del tè è che lo puoi servire sia freddo che caldo, in base alla prospettiva, sia prima che dopo la pietanza, quindi sono delle prospettive diverse. E molti, io sono abituata per varie ragioni, poi mi piace, ho fatto tanta scuola del tè, e il tè devo dire che ha una importanza, ha una sua ritualità. Ah, esatto, il tè ha un'importanza, ha un rito. Noi facciamo pochi tè al ristorante perché abbiamo dei tè cinesi e giapponesi, e ognuno di loro ha una preparazione lunga anche a tavola. Sì, sì, sì. Hai il rito, sciacquiamo il tè, quindi bisogna veramente avere conoscenza al riguardo. A proposito degli italiani, c'è Pietro Lehmann che fa questo servizio del tè con le teiere del 1600, quindi molto, molto interessante. Devo dire che in Italia stiamo diventando bravi su diversi fronti, anche se qua siete voi, cioè l'Italia a Copenaghen, non è che sempre Italia siamo. Bene. Ci proviamo. Questo è l'ultimo succo, è molto dolce, perché non è finito, un secondo. Lo abbiniamo a un dolce molto zuccherino, ed è a base di lamponi. I lamponi vengono cotti e vengono lasciati una notte in infusione con il rosmarino. Dopodiché facciamo uno sciroppo di geranium. Il geranium che abbiamo noi non è il geranium che è comune qua, è un geranium odoroso, quindi ha un sapore molto intenso e profumato. E le foglie del geranium sono molto delicate, lo sciroppo va fatto a una temperatura molto bassa, altrimenti le foglie si bruciano. E dopodiché facciamo un'essenza di geranium, quindi... Adesso ti mena, adesso ti picchia. Anche oggi. No. Questo sarebbe il cocktail iconico del ristorante, no? Hai scelto di chiamarlo così? Sì, nel senso, le foglie di geranium, a me fa impazzire la rosa e mi fa impazzire il geranium, però sono dei gusti che non tutti amano, ovviamente, quindi bisogna lavorarci con discrezione. Ma perché il ristorante si chiama così? Me l'hai già detto, ma diciamo... Perché Rasmus innanzitutto adora la natura, adora i fiori, ma soprattutto il geranio cresce da solo e soprattutto prende tutte le direzioni. È una pianta abbastanza dinamica. Non ha bisogno di... ha bisogno soltanto di luce. Quindi, infatti, è l'unica che sopravvive sul mio balcone da soli nelle intemperie. Mentre... cosa stai... Questa è un'essenza di geranium, quindi che mettiamo le foglie in infusione con acqua,
Dopodiché aggiungiamo un goccio di olio neutro, lasciamo sottovuoto in forno per parecchie ore a bassa temperatura. Un bel lavoro anche questa proposta. Vai. La domanda è ogni quanto sia l'approvvigionamento delle materie prime per realizzare i succhi. Io ogni settimana fresco, non c'è niente di... la conservazione è ancora un attimino... Complessa, perché non usiamo conservanti. Diciamo, non è nella natura di questo prodotto. Quindi, la conservazione, no? Prodotto non usando espresso. Conservanti e non volendo un prodotto alterato. Cioè, voglio mantenere lo stesso sapore, ovviamente devo fare tutte le settimane una cosa fresca. Certo. Quindi questo è il nostro succo dolce, che è parecchio dolce, però ovviamente nel nostro caso è equilibrato al dessert. Assaggialo anche con la cannuccia, che voglio sapere com'è. Fissata. Poi io la uso anche per... Me l'ha già venduta, me l'ha già venduta per i denti, perché geranium, non si macchiano i denti. No, ci schiamo Giulia, è buono. Tra l'altro puoi mettere anche un QR code qui, volendo, e così la gente vede il menu. Così Rasmus e si può anche vendere. Mi uccide direttamente. Si può anche vendere. Mi caccia da geranium. Ma poi salviamo degli artigiani che hanno bisogno. Bene, io direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, finiamo di distribuire gli assaggi perché abbiamo preso troppo tempo, vedo c'è cioè, la prossima masterclass in arrivo. Vorrei ringraziare con voi Giulia Caffiero per il suo tempo, per la sua disponibilità, perché mi ha aperto questo meraviglioso mondo. Io ero già curiosa, ma con lei sono arrivata a livelli altissimi. Vi ricordo che la trovate da Geranium, quindi dovete organizzarvi un po' per tempo, perché mi pare che sia tutto preso fino a luglio, da quello sì, che abbiamo mi le prenotazioni con 3 mesi d'anticipo. Le prenotazioni sono già tutte chiuse, però potete magari anticipare la prenotazione per settembre, si può? Vediamo. Possiamo? Niente, fa così con le mani. Vuoi dare un ultimo messaggio a chi farà il tuo lavoro? Qui ci sono anche dei giovani studenti, delle giovani studenti. Un consiglio? Essere curiosi come te? Essere curiosi, ma soprattutto veramente rispettare la natura. No, in Italia abbiamo tantissime materie prime che sono così buone, quindi perché non usarle? Non andiamo a cercare in Sud America o in altri posti un qualcosa che non ci appartiene, giusto per farlo strano. Cioè, le cose semplici sono le più buone. Molto spesso quando si fanno le cose strane sono belle a parole, ma poi non sono bevibili, sono difficili da bere. Il succo di frutta deve essere una cosa semplice. I primi tester sono i bambini. Se un bambino lo beve, vuol dire che va bene, vuol dire che è buono. Cioè, deve essere un piacere berlo. Cioè, se il bicchiere è vuoto e vuoi il bis, per me quella è già la risposta. Non c'è bisogno che mi fai un complimento. Per me quella è già il ok, è buono. Il bis. Perché devo andare a bermi un kombucha? Perché? Perché devo andare a bermi una cosa fermentata mentre sto mangiando? Perché fa figo? Io preferisco che voi... È come, non so, è come andare a mangiare il kimchi in Italia. Ma non lo mangio in Italia. Lo mangio da qualche altra parte. Prego. Vai. Lo so che sei contro di me sotto questo punto di vista. Se noi parliamo... Dipende dal ristorante in cui lavori. Se tu da chef mi offri materia prima locale, io devo rispettare la materia prima locale. Sto rispondendo alla generalizzazione della tua ovviamente affermazione. Io non parlo di bar, perché è un mondo a parte. Io parlo soltanto di cibo. Parliamo la stessa lingua. Quindi se tu mi fai tutta la storia dell'orto accanto al tuo ristorante, che vai a raccogliermi le erbe e tutto quanto, e poi mi presenti un qualcosa che non puoi coltivare... E cos'è un fermentato che non si può coltivare?
No, io parlo di... quello era la mia bevibilità. Ho fatto tanti pranzi con fermentati dove poi... D'accordo, dipende da come sono fatti. Da come sono fatti i succhi, così erano come sono fatti... erano fatti molto bene. Però esperienza personale. Erano non, fatti molto non bene. Non andrebbe ristretto il campo dell'offerta e della scelibilità di quello che si no. vuole fare a tavola, così come... c'è il nazismo del vino, ok? C'è anche tanto altro che si può bere non, oltre al non vino. È, non è, non è, non è, non è mia intenzione né offendere né, no, né no, denigrare, stiamo né, denigrare il, né denigrare i fermentati. Semplicemente non per quanto mi riguarda, se parliamo di juice pairing, non prediligo avere un fermentato mentre ma sto non è mangiando. Un juice. Non è un esatto, juice, esatto. È un'altra roba. Non però ci sono tante decine quindi centinaia juice pairing non, di altre quindi robe. Quindi juice pairing è a base di frutta e verdura. Ok. Questo. Diciamo questo, io voglio spezzare una lancia a favore di Giulia, non sulla, sul prendere parte, ma sul suo sacro fuoco. Cioè lei ha fatto degli esperimenti personali come professionista e come persona che ha curiosità e ritiene che l'abbinamento con il succo sia vincente, quindi ci vuole trasferire questa sua, questo suo entusiasmo, non vuole distruggere la kombucha di per sé, anzi sono molto ruda, ragazzi. Il bello di questi confronti, no? È il confronto. Come penso che ci siano decine di persone che credono che il tè abbia un potere pazzesco. Certo. Io lo amo, per esempio. Esatto. Io sono di quella fazione. Un tea pairing è un'altra cosa. Sì. È un'altra cosa. Appunto, nel mondo del pairing ci sono satelliti che ruotano. Io adoro i tè. Adoro i tè e sto andando a studiare per poter sviluppare anche. Io sono un tisommelier, per quello. Quindi, ma il tea pairing ha una consistenza completamente diversa da un succo di frutta in bocca, soprattutto quando mangi. Quindi andrai a fare degli abbinamenti diversi e andrai ad avere delle persistenze e delle consistenze diverse. Certo. Sono semplicemente, non è un questo è buono e questo non è buono o quello che faccio io è meglio, sono semplicemente diversi. E ovviamente la tua tipologia di cucina va abbinata con il pairing giusto. Come accade che ci sono determinati tipi di cucina che possono abbracciare in un pairing analcolico dal tè al juice. Assolutamente, sono andata da Alchemist che è un ristorante pazzesco. È arrivata anche Federica a sgridarci che siamo andati lunghi, ma siamo puntualissimi. Allora concludiamo, intanto grazie mille a tutti e due, voglio concludere con una cosa detta da Gualtiero Marchesi, lo scomodiamo che non c'è più, lo possiamo fare, secondo lui l'abbinamento col cibo migliore è l'acqua. E c'è anche acqua e acqua. Quindi lasciamo... cioè, apri un'altra porta infinita, c'è acqua e acqua. Ragazzi, un applauso a Giulia Caffiero, grazie mille, viva Food Expo! Brave.